I lavori di movimentazione della sabbia sono stati autorizzati dalla Regione Lazio e in particolare dalla Direzione Regionale dei Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, Area Tutela del Territorio. La Regione Lazio con la determina numero G17210 del 20 gennaio del 2018, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico e ai sensi del decreto ministeriale numero 173 del 2016, ha autorizzato la movimentazione di una quantità totale di sabbia pari a 29.260 metri cubi, di cui 10.000 metri cubi sono stati dragati nel 2019, mentre i restanti 19.600 sono stati dragati a partire dal 4 maggio scorso. Le operazioni di dragaggio sono state effettuate con mezzi meccanici, ovvero con la draga, e sono state effettuate nella zona di accesso del porto turistico di Ostia, nell'avamporto e nelle immediate vicinanze alla sua imboccatura. Per l'area, ovviamente, sovramenzionata, sono state effettuate le analisi chimiche e fisiche dei sedimenti come disposto dalla normativa. Occorre però precisare che mentre per gli anni dal 2009 al 2015 le analisi sono sempre state effettuate dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, specificamente dal Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale, per gli anni 2017 e 2018 invece le analisi sono state effettuate da un centro privato di ricerca di Orbetello. Le analisi effettuate ad agosto del 2018 da tale centro di ricerca sono state utilizzate per effettuare il dragaggio, per effettuare il dragaggio ad Ostia Ponente nel 2019 e nel 2020, in quanto l'articolo 5 del famoso DM citato prima, numero 173 del 2016, ai sensi di un altro articolo, ovvero l'articolo 109,1 lettera A del testo unico ambientale, stabilisce che le analisi hanno una validità non superiore a 36 mesi dalla data di rilascio, fatto salvo però l'aggiornamento ogni 24 mesi della scheda di inquadramento dell'area di scavo e l'assenza di eventi eccezionali in grado di determinare una modifica significativa delle caratteristiche dei fondali. Ciò vuol dire che le analisi effettuate ad agosto 2018 dal centro di ricerca privato di Orbetella hanno validità dalla data di rilascio per 36 mesi, salvo le condizioni indicate prima. La domanda a questo punto sorge spontanea. Per i lavori di manutenzione eseguiti ad Ostia sono state utilizzate le analisi chimico-fisiche dei sedimenti effettuate ad agosto 2018, ma in questi 2 anni non si sono verificati eventi eccezionali che hanno modificato in maniera significativa le caratteristiche dei fondali? È stato fatto l'aggiornamento della scheda di inquadramento dell'area di scavo come disposto dalla normativa? E soprattutto, ha senso effettuare un intervento di ripascimento in autunno o in inverno come è stato effettuato lo scorso anno quando il mare attua già naturalmente il suo ripascimento, ovvero toglie durante l'autunno e l'inverno e restituisce il sedimento in primavera e estate.